Quante volte avete sentito dire da un amico «smetto di giocare a Keyforge»? Quali sono stati i fattori principali che lo hanno spinto ad abbandonare il crogiolo? E questa pausa com'è da intendersi ai fini del futuro del nostro Unique Deck Game? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Questo è un periodo molto particolare per il nostro gioco di mazzi unici al mondo, dato che con l'annuncio della pausa da parte di FFG gli animi si sono leggermente spenti. Da ciò ne è conseguito un notevole abbandono del gioco da parte di alcuni forgiatori ritenuti delusi dalla casa madre, altri invece perché semplicemente non è stato rinnovato l'interesse, altri ancora perché sì, senza un motivo ben definito. Partendo dal presupposto che ogni scelta vada rispettata nella sua interezza, vorrei parlarvi della mia di esperienza, che mi ha visto avere un confronto con un giovane forgiatore che ha abbandonato temporaneamente il crogiolo per i tre motivi che vi sto per illustrare e perché vittima di idee sbagliate. In questo video, infatti, viaggeremo attraverso gli anni che hanno visto Keyforge diventare sempre più ricco, sotto il punto di vista di contenuti, in modo tale da far comprendere appieno che il gioco ideato nel lontano 2018 da Richard Garfield non è rimasto solo un semplice gioco di carte fine a se stesso, ma ha sviluppato un vero e proprio universo che con il tempo potrà solamente che crescere ancora di più. O almeno me lo auguro. Andiamo quindi a scoprire assieme il magnifico mondo del nostro amato gioco attraverso uno spaccato di vita realmente vissuta e rispondendo a tre obiezioni ben specifiche in modo tale che in futuro si possa sentire sempre meno la terrificante frase «smetto di giocare a Keyforge». Andiamo a dargli un'occhiata. Keyforge è un gioco monotono. Questa è stata la primissima obiezione che mi è stata mossa contro. Ebbene, dopo questa affermazione, ho deciso letteralmente di accompagnare con la fantasia questo giocatore in erba attraverso alcuni degli esempi che fanno ben comprendere come Keyforge sia tutto tranne che un semplice gioco di carte fine a se stesso. Oltre al gioco di carte conosciuto, infatti, che permette ad ogni singolo avventuriero di sfidare un amico per scoprirne le dinamiche, Keyforge è pieno di strumenti differenti pronti a far divertire ed appassionare qualsiasi interessato. In effetti, per ogni singolo ambito c'è una soluzione ben specifica, che va dal single player fino al multiplayer, passando per viaggi sul pianeta al centro dell'universo, le avventure in compagnia affrontate in prima persona, fino ad ammirare le varie opere d'arte create appositamente per raffigurare i vari beniamini presenti sul crogiolo. Procediamo quindi per ordine, andando a toccare in modo marginale tutte le varie opportunità di svago che il franchising potrà offrire. Se vorrete esulare dal forgiare chiavi prima del vostro avversario, potrete entrare maggiormente nell'azione, intraprendendo le tre avventure messe a disposizione, le prime due dalla FFG e la terza da Mason Leto. Ma di cosa si tratta? Nell'ascesa del Krakiaven si potrà affrontare una creatura mostruosa degli abissi che vorrà porre fine alla vita sul pianeta al centro dell'universo, cercando di emergere come meglio potrà. Spetterà al singolo o ad un gruppo di giocatori impedirgli di affiorare in superficie. Una volta sconfitto l'immondo servitore, potrete continuare ad inabissarvi, intraprendendo l'epilogo di questo intrigo nella cospirazione abissale, dove dovrete vietare al culto spaccamondo di aprire dei sigilli che significherebbero la fine dell'intero crogiolo. Tornati vittoriosi da queste due meravigliose avventure, non avrete neanche il tempo di riposare, dato che il vascello pirata, noto come Royal Fortune, dopo aver saccheggiato un preziosissimo tesoro composto di ambre normali ed oscure, tenterà di prendere il largo nella speranza di far perdere le proprie tracce facendola franca.
Reduci da una grande battaglia contro semidivinità acquatiche e culti malvagi, sembrerà una sciocchezza arrestare l'avanzata di una misera nave. Ma attenti, il nemico in questione non sarà tanto facile da fermare come crederete. Ma c'è dell'altro. Infatti, oltre alla versione non ufficiale di Mason Leto, che ha creato la sua personale avventura per l'intera community, quest'ultima si è messa in moto per ideare altre modalità di gioco che coinvolgeranno più forgiatori nello stesso momento, seduti tutti intorno lo stesso tavolo. Crucible Clash e Archon Alliance sono due modalità multigiocatore ideate da Undead Sync, dove con la prima sarete proiettati in un'arena urlante che vi inciterà a dare il meglio di voi per prevalere sui vostri avversari. Mentre nella seconda dovrete fare squadra con un altro giocatore per affrontare assieme un match 2 contro 2. E dopo essere usciti dall'arena, potrete dilettarvi nelle tre modalità più uno ideate dal sottoscritto e messe a disposizione di ogni forgiatore presente sul crogiolo. In più, per gli impavidi, sarà presente anche lo Shredder, che quando incontrerà i malcapitati unici che verranno impiegati in questo nuovo modo di giocare, ideato da ZJ Smith, dovranno ritrovarsi faccia a faccia con il proprio destino. Per recuperare tutti questi modi alternativi di giocare a Keyforge, potrete cliccare sulla scheda appena apparsa in questo momento, dove troverete la playlist con tutti i video che ne parleranno più nel dettaglio. Continuando, non solo il gioco di carte rappresenterà nelle sue diverse forme l'unico punto di interesse, dato che dalla casa madre sono stati pubblicati altri due romanzi ed una serie di racconti. Rispettivamente parlando, i racconti del crogiolo descriveranno una serie di 9 mini-storie raccontate da alcune delle penne più illustri del settore. The Qubit Zirconium, invece, secondo romanzo pubblicato al momento unicamente in lingua inglese scritto da M. Darusha Wem, andrà a trattare in modo più approfondito le avventure di Weeble e Plimps, già conosciuti nel primo libro, allargando ancor di più gli orizzonti, facendo conoscere a chiunque leggerà quali saranno le dinamiche vissute giorno dopo giorno dai vari protagonisti del nostro amato gioco di mazzi unici al mondo. Ci saranno poi tutte le varie lore che potrete recuperare nella playlist cliccando sulla scheda appena apparsa in questo momento, dove troverete molte curiosità su chi sono gli arconti, come è formato il pianeta dove tutto ha luogo, la descrizione delle 10 case attualmente giocabili e le cronache di Inca il Ragno, una raccolta di 7 episodi che narreranno le diverse avventure vissute dallo scriba di Casa Selvaggi. Ma la cosa che risulta davvero interessante è che, oltre ad avere una finestra più completa sulle vicende che accadono nell'odierno, questi racconti potranno anche essere utilizzati come punti di riferimento per il gioco di ruolo. Aspetta, Arconte, c'è un gioco di ruolo per Keyforge? Assolutamente sì! Secrets of the Crucible è il manuale GDR, esclusivamente in lingua inglese, proveniente dal sistema di gioco Genesis. Per muovere letteralmente i primi passi sul crogiolo vestendo i panni di uno dei protagonisti dell'universo Keyforge, non dovrete far altro che recuperare una copia del manuale di gioco, i dadi specifici utilizzati nel sistema Genesis e il manuale principale delle regole generali. Ci saranno poi anche un supplemento rappresentato dal mazzo di carte Mutant Invasion, dove potrete trovare altri personaggi, professioni e luoghi di interazione da integrare durante il gioco, ed un'avventura one shot chiamata Maw of Abraxas, dove potrete scegliere diversi personaggi già precostruiti che dovrete utilizzare per affrontare le vicende riportate in questo mini volume. Anche qui, per avere maggiori informazioni al riguardo, vi basterà cliccare sulla scheda appena apparsa in questo momento. Ma non finisce qui,
perché come ulteriore strumento di supporto ci sarà anche un ulteriore volume che fornirà tanti spunti utili per la creazione di campagne sempre più avvincenti e ricche di dettagli. In Art of Keyforge, infatti, potrete trovare le numerose illustrazioni create dai più grandi artisti del settore, come Nicola Savori, Michele Giorgi e Balan Sheed, che ho avuto il piacere di ospitare qui sul canale in un precedente video. Dopo averlo accompagnato in questa carrellata di soluzioni adatte ad ogni esigenza, la seconda obiezione è stata piuttosto bizzarra e devo ammetterlo, ci ho messo qualche secondo in più per riuscire ad elaborare una risposta. Infatti il ragazzo mi disse che Keyforge è paragonabile ad un gioco d'azzardo. Questa convinzione gli era stata passata dai frequentatori di altri ritrovi ludici che avevano giocato a Keyforge per il periodo che andava dal 2018, anno di nascita, fino agli inizi del 2020, poco prima dell'arrivo di mutazioni di massa, per intenderci. Raccontandomi la sua esperienza, il nuovo forgiatore mi aveva spiegato che quegli stessi ragazzi lì presenti lo avevano fatto ragionare dicendogli che Keyforge è un gioco d'azzardo perché bisogna aprire tantissime confezioni per trovare un mazzo forte se ti dirà fortuna. A quel punto, anche se avrai trovato il tesoro e deciderai di rivenderlo, il ricavato non ti farà mai rientrare dei soldi che hai speso. Aggiungendo che si trovavano lì per giocare a Commander, una delle varianti più famose di Magic the Gathering. Ora, se la regia vuole farmi comparire la schermata, grazie. Prendiamo in esame la frase nella sua interezza e seguite il mio ragionamento. Andate a sostituire le parole evidenziate in rosso con queste altre parole che sono appena comparse in sovrimpressione. Una volta fatto, e correggendo i piccoli vizi di forma per dare un senso logico alla frase, rileggete quest'ultima da capo. Ora, sono stato un collezionista sfegatato di Pokémon, ho collezionato le magnifiche terre di Magic, innamorandomi follemente delle isole di Mirrodin, e ho giocato per molto tempo a Yugi durante l'infanzia, avendo sempre con me l'immancabile raccoglitore. Ed è solo quando ho compiuto la maggiore età che ho iniziato a comprendere quale sia il ragionamento delle grandi case produttrici dei vari TCG in mercato. D'altronde, se si avesse la sicurezza matematica che per ogni box ci fosse un guadagno, a quest'ora ci sarebbe più di un milionario in circolazione che ha fatto fortuna con i giochi di carte collezionabili. Sbustare per andare alla ricerca della carta rara o del mazzo invincibile è una costante che accomuna i due mondi di Keyforge con quello di tutti gli altri TCG in circolazione. E la Konami, la Legend Story Studios, la Game Freak, la Wizard of the Coast e la FFG questo lo sanno bene. Per questo motivo non permettono di trovare grandi pool in ogni box. Non sarebbe conveniente per loro e ciò porterebbe in seguito al drastico calo di articoli acquistati da parte dell'utenza ed in modo direttamente proporzionale al crollo delle vendite. Ogni collezionista o giocatore ragionerebbe così. Dopo aver aperto un intero box, ho trovato tutto quello che mi serve. Non compro più nulla e ci vediamo al prossimo set. In più ci sarebbero altri fattori da considerare che per vari motivi non tratteremo in questo video. Quindi, detto in parole povere, è solo una pura questione di marketing e da come è stato dimostrato, se Keyforge fosse un vero gioco d'azzardo, gli altri TCG di certo non sarebbero da meno. E finalmente, dopo aver risposto a questa seconda obiezione, la terza perplessità è scesa in campo. Dico finalmente perché me l'aspettavo sicuro come le tasse. Ovvero, il gioco è in pausa e dicono che ciò sia il segnale precursore della sua morte. Rotto, perso o mangiato dal cane, il fatto che ci sia qualcosa che non vada con l'algoritmo di Keyforge è oramai cosa da dominio pubblico. Gli annunci da parte della casa madre sono stati chiari.
Stiamo lavorando per la riparazione del sistema e abbiamo dato in mano alla Stainless Games lo sviluppo della piattaforma ufficiale del gioco. Inoltre, c'è da annunciare la presenza di un sesto set che, appena tutto sarà pronto, verrà lanciato in pompa magna. Fine. Da quel giorno non si hanno più notizie. Qualche informazione ogni tanto sembra uscire allo scoperto, ma senza mai qualcosa di concreto e certo. Dopo questo preambolo, alcuni di voi si chiederanno: ma quindi, come hai risposto a questa obiezione? Semplicemente dicendogli che è un dato di fatto che ogni gioco di successo abbia avuto i suoi alti e bassi. Vedasi Pokémon, che per un periodo se l'è vista davvero brutta sul fronte gioco di carte collezionabili, fino ad arrivare ad oggi diventando uno dei capisaldi del settore. Magari la FFG o la Asmodee, o chi per loro, hanno deciso a priori di fermare tutto per pensare ad una buona campagna di pubblicità per rilanciare il gioco alla grande. Chi lo può sapere se non gli addetti ai lavori, che ovviamente mantengono il silenzio. E quindi, fino a che non usciranno notizie ufficiali, bisognerà aspettare questi benedetti sviluppi che mi auguro porteranno buone notizie. Anche perché, detto tra noi, mi spiacerebbe non vedere il ritorno di Marte. Se poi, anche dopo il rilancio non ci sarà nulla da fare, o se non ci sarà proprio un rilancio, beh, sarà stato un vero piacere. Di sicuro non smetterò di fare video e continuerò a parlare di altro. Ma fino a quel momento posso garantirvi che Keyforge sarà il prodotto di punta che verrà preso in esame, come sempre, alle 8 di ogni domenica mattina. E a proposito di questo, a breve i contenuti passeranno da 4 a 6 al mese. In uno dei prossimi video avrete maggiori informazioni al riguardo. Note aggiuntive. Prima che me lo dimentichi, volevo avvisarvi che, se vorrete provare il gioco senza acquistare uno starter set o un mazzo deluxe, sarà possibile farlo completamente a titolo gratuito. Infatti, sul sito della FFG potrete trovare gli unici che portano il nome di Impossible Deck, che potranno essere stampati e poi schierati sui tavoli da gioco o direttamente utilizzati sulla piattaforma online The Crucible. In descrizione vi lascerò tutti i link di riferimento per riuscire a muovere così i vostri primi passi sul pianeta al centro dell'universo. È uno dei tanti strumenti che va ad aggiungersi alla lista che potrebbe tornarvi utile se vorrete provare il gioco assieme ai vostri amici. Concludendo, che fine ha fatto quel ragazzo? Continua a giocare a Keyforge ed è ben felice di farlo, portandolo in parallelo alla sua altra grande passione, la collezione di Ghost Rare in Yu-Gi-Oh! Ci sentiamo spesso e ogni giorno ha delle domande riguardanti i vari deck che ha acquistato in fumetteria e su diverse dinamiche che gli generano dei dubbi. Durante una delle ultime chiacchierate mi ha detto: «Sai, devo fare i complimenti alla community perché, devo dirti la verità, è la prima volta che ne incontro una così amichevole e disponibile». Ed in effetti è vero. Se Keyforge è il gioco che è, lo si deve soprattutto ai membri della community, che sviluppano idee innovative per allargare le potenzialità di questo gioco, per non lasciare indietro nessun unico grazie ai tornei SAS Cup, per organizzare sempre più eventi volti a divertirsi e, soprattutto, per essere sempre alla scoperta di nuovi orizzonti. Unitevi a noi, dunque! Le occasioni per spaziare, come avete visto, non mancheranno e saranno a completa disposizione di ogni forgiatore. Vi basterà solo tuffarvi a capofitto nell'avventura, portandovi dietro i vostri amici. E voi, avete mai dovuto affrontare qualche obiezione? E qual è stata la vostra risposta per fugare tutti i dubbi? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione, troverete la wiki e il sito web Arcaon Arcana con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti.
Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.